Cideale, caloroso benvenuto agli alunni delle prime classi del Fuccio La Spina e Paolo Vasta, bambini e ragazzi visibilmente emozionati. Sono trascorsi 5 mesi dalle ultime rassicurazioni del sindaco Barbagallo, ma la via provinciale versa ancora in grave stato di abbandono. A Cireale Calcio, importanti movimenti in società, hanno rassegnato le dimissioni il vicepresidente Gugliotta e il socio Micali, la cordata dei messinesi non esiste più. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter. All'interno del nostro telegiornale parleremo di politica con le sedute di consiglio comunale ad Acireale e ad Aci Catene in programma questa sera. Mentre a Giarre è stato approvato durante la seduta di consiglio comunale di ieri sera il bilancio preventivo 2016. E poi continueremo a parlare di segnalazioni da parte dei cittadini, in maniera particolare segnalazioni che pongono in evidenza la carenza di illuminazione nelle frazioni di Guardia e San Giovanni Bosco. E ad Aci Catene, infine, l'ex Cine Savoia sarà intitolato al professor Orazio Vecchio, sindaco di Aci Catene negli anni 50, ad annunciarlo il sindaco Oliveri. Ma partiamo dalla prima notizia: inizio del nuovo anno scolastico, oggi infatti festa d'accoglienza in 2 istituti comprensivi di Acireale, mentre è iniziato definitivamente l'anno scolastico per gli studenti del liceo scientifico e del liceo classico. Sentiamo. Giorno dopo giorno il mondo della scuola ad Acireale si mette in moto. Ieri a fare da apripista sono stati i plessi facenti capo al terzo istituto comprensivo Gianni Rodari, operante nella frazione di San Giovanni Bosco e ancora nei plessi di Scillichenti e Guardia. Oggi primo appuntamento per quanto riguarda proprio Acireale con la festa dell'accoglienza per gli istituti comprensivi Vigo Fuccio La Spina e Paolo Vasta, che stamattina hanno riservato un caloroso benvenuto agli alunni delle prime classi della primaria e secondaria di primo grado e ai bambini di scuola d'infanzia. Per quanto riguarda la scuola Paolo Vasta, ad accogliere i nuovi iscritti è stata la dirigente scolastica Annunziata Di Vincenzo. Una festa di accoglienza dopo le vacanze e ci ritroviamo con i ragazzi ed è un piacere ed è sempre anche un momento commovente. Sicuramente cerchiamo di accogliere i ragazzi al meglio, ma l'accoglienza non è solo quella del primo giorno, è quella di tutti i giorni di scuola, perché i ragazzi, i bambini, tutti e le famiglie hanno diritto ad essere accolti. Abbiamo anticipato l'inizio dell'anno scolastico, cercando anche di dare un attimino di flessibilità a questi ragazzi. Oggi sono entrate le prime di scuola media e di scuola primaria, domani entreranno tutte le classi, ma inizieremo subito un orario completo perché veramente vogliamo subito dare il nostro servizio scolastico alle famiglie e ai ragazzi nel modo più opportuno, quindi con delle novità che quest'anno possiamo offrire senz'altro. Novità di quest'anno che coinvolgerà l'Istituto Paolo Vasta e diverse scuole straniere è il progetto Together for the Better Integration in Europe. Il progetto Erasmus K2, che prevede anche mobilità degli studenti oltre che dei docenti, e un confronto con partner europei provenienti dalla Germania, dalla Francia e dalla Spagna. Questo è un bel progetto di internazionalizzazione della scuola che porterà valore aggiunto, ma tante altre iniziative come sempre nel nostro stile, ma con l'attenzione sempre rivolta alla crescita umana, sociale, civile e culturale di tutta la nostra utenza. Per quanto riguarda invece gli istituti superiori, dopo l'accoglienza riservata ai nuovi iscritti del liceo scientifico Archimede e del liceo classico Gulli e Pennisi, avvenuta ieri mattina, oggi sono rientrate in aula tutte le restanti sezioni di entrambi gli istituti. Nei prossimi giorni rientro in aula per i restanti istituti superiori. Cambiamo argomento, una distesa di fiori bianchi ha accolto nel pomeriggio di ieri nella chiesa di Mascali la bara di Ambra Pulvirenti, la 18enne deceduta dopo lo scontro frontale tra 2 vetture avvenuto la notte del 5 settembre scorso a Santa Venerina. Studentessa all'istituto commerciale Pantano di Riposto, la giovane è ispirata in ospedale al Vittorio Emanuele di Catania, dove era stata ricoverata dopo l'incidente nel quale aveva riportato gravi ferite in diverse parti del corpo. Nell'impatto, come si ricorderà, sono
sono rimaste ferite 7 persone, tra queste il padre di Ambra, Giovanni, ancora in coma farmacologico, e la madre Fiorella, tutt'oggi ricoverata in ospedale con fratture multiple agli arti e alla quale ancora non è stata data alcuna notizia della morte della figlia. Nell'omelia tenuta da padre Rosario Di Bella, con lui anche Don Alfio Vasta, ha affidato l'anima di Ambra a Cristo perché la sua giovinezza rifiorisca in paradiso. A noi che oggi soffriamo per questo distacco, ha detto, un giorno ci riuniremo con lei per sempre. La comunione con i nostri cari non si spezza con la morte. Ambra sarà sempre presente nei nostri cuori. Cambiamo ancora argomento. A poco meno di 2 mesi dalle elezioni regionali in Sicilia, una tegola si è abbattuta sul Movimento 5 Stelle. La quinta sezione civile del Tribunale di Palermo ha infatti sospeso la validità e gli effetti delle cosiddette regionarie siciliane, vale a dire le elezioni online che hanno incoronato Giancarlo Cancelleri candidato presidente del Movimento. Il provvedimento cautelare emesso dal giudice in buona sostanza sospende l'elezione e rinvia la causa al 18 settembre per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati classificatisi in posizione utile per entrare in lista. Il ricorso è stato presentato da Mauro Giulivi, un militante siciliano a suo tempo escluso per non aver firmato un documento che gli era stato sottoposto dal movimento e dallo staff necessario per potersi candidare. La notizia della sospensione dell'esito delle regionali arriva proprio nei giorni in cui il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio e lo stesso Cancelleri hanno avviato un secondo tour elettorale nell'isola. In casa del Movimento 5 Stelle comunque si professa ottimismo. Il Movimento 5 Stelle in Sicilia ci sarà, non c'è rischio caos, quanto si legge in un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo. Il Tribunale ha semplicemente accolto il ricorso di un iscritto che vuole essere in lista e come misura cautelare ha sospeso le regionali, aggiunge. Ciò non toglie che il Movimento 5 Stelle parteciperà alle elezioni come previsto e lo farà seguendo le decisioni che verranno prese dal Tribunale. Il tour in Sicilia continua oggi con il candidato presidente Giancarlo Cancelleri e Luigi Di Maio in visita nel Messinese, dove si incontreranno allevatori e pescatori. Vogliamo raccontare a tutti il nostro programma per fare della Sicilia la prima regione a 5 stelle. Proseguiamo con la politica, con i lavori consigliari questa sera ad Acireale e ad Acicatena, mentre a Giarre il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio preventivo 2016. A Giarre ieri sera il Consiglio Comunale, con i voti della sola maggioranza, ha approvato il bilancio preventivo 2016. 9 i voti favorevoli, 1 astenuto, il Presidente del Consiglio, Francesco Longo, mentre l'opposizione in blocco aveva già abbandonato l'aula. L'opposizione aveva infatti proposto diversi emendamenti migliorativi al piano triennale delle opere pubbliche, ma la maggioranza, questo è quanto rimarcano oggi i consiglieri d'opposizione, ha respinto gli emendamenti senza neanche conoscerne il contenuto. Da qui l'abbandono dell'aula. Saluta invece con soddisfazione il voto d'aula il sindaco Angelo Danna. L'amministrazione, dice, sta già parallelamente lavorando sul preventivo 2017 e sul rendiconto 2016. La nostra Giarre è più viva che mai. Da Giarre ad Acireale torna a riunirsi stasera il civico consesso, prima seduta di una serie che caratterizzerà il mese di settembre. 6 in totale le sedute, 11 gli argomenti. Si comincia stasera con il riconoscimento di 2 debiti fuori bilancio, mentre giovedì spazio alle interrogazioni e interpellanze con risposta immediata da parte dei rappresentanti dell'amministrazione Barbagallo. E tra gli argomenti principali inseriti all'ordine del giorno troviamo la richiesta di dibattito presentata da diversi consiglieri di minoranza in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, la revisione delle norme di attuazione del piano regolatore generale relativo alla regolamentazione delle aree artigianali, l'istituzione della consulta per la promozione turistica, il dibattito sui lavori all'interno della Villa Belvedere. Consiglio Comunale stasera anche ad Acicatena, inizio previsto alle ore 20,
con all'ordine del giorno la costituzione delle commissioni consiliari permanenti e la costituzione della commissione consiliare di garanzia. E da oggi prende il via sulla nostra emittente la rubrica Politica Tu per Tu, condotta in studio da Antonio Foti con il consigliere comunale acese Antonio Pio Castro. Uno spazio autogestito nel quale il consigliere comunale in questione, in questa prima puntata, effettua una disamina politica dei primi 3 anni dell'amministrazione Barbagallo ad Acireale. La rubrica andrà in onda al termine del nostro telegiornale. Via provinciale abbandonata a se stessa. Dopo 5 mesi dalle ultime segnalazioni, infatti, nulla è cambiato. Segnaletica inesistente, buche pericolose persistono lungo l'arteria acese che collega la città alle frazioni e ai paesi etnei. 5 mesi dopo le rassicurazioni da parte dell'amministrazione Barbagallo, via provinciale per Santa Maria Malati è ancora abbandonata a se stessa. Segnaletica orizzontale e verticale inesistente, buche pericolosissime e caditoie insufficienti. La lunga arteria stradale che collega Acireale alle frazioni e ai paesi pedemontani soffre di una gravissima incuria e per i residenti diventa a questo punto inspiegabile il perché da più di 20 anni nessuna amministrazione ha voluto rivalutare una strada che ormai è diventata zona residenziale ed in continua crescita. Molte infatti sono le attività in apertura, da farmacie ad asili fino agli stessi uffici comunali. Difficile, se non impossibile, per i residenti riuscire ad attraversare senza rischiare di venire travolti dalle auto che transitano ad alta velocità. Non esistono strisce pedonali, strisce che delimitano la carreggiata al centro e lateralmente, per non parlare dei continui allagamenti che nella stagione invernale si sono puntualmente verificati. È davvero così difficile, si chiedono i residenti, riuscire ad ottenere un minimo di attenzione per la via provinciale che non si traduca in sterili rattoppi? Eppure il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, contattato dalla nostra redazione nell'aprile scorso, aveva assicurato interventi subito dopo Pasqua. A questo punto non resta loro che sperare in un regalo natalizio, visto che tra pochi mesi sarà di nuovo Natale. Ed ancora segnalazioni arrivano da Guardia e da San Giovanni Bosco, dove viene messo in risalto la carenza della pubblica illuminazione. Sentiamo. Riflettori puntati sulla pubblica illuminazione, dove a farlo sono ancora una volta i cittadini che attraverso le loro segnalazioni vogliono mettere in risalto i disagi che vivono. Carenza di pubblica illuminazione nelle frazioni di Guardia e San Giovanni Bosco, in special modo nelle vie Tarda e Traversa di Via Nazionale, un'area questa abitata dove gli interventi richiesti sono quelli relativi alla sostituzione delle lampade guaste, che hanno provocato il mese scorso qualche disagio durante la processione del compatrono Sant'Emidio. Oltre a queste due vie, anche altre richiedono medesimi interventi, quali la via Patrica, lato nord, via Carmignano nei pressi dell'incrocio con via Nazionale, via Pecorai. Per non parlare dello stato in cui versa il sottopasso ferroviario di via Guardia Stazzo, in totale degrado, dove, oltre all'assenza di illuminazione, evidenti anche i rifiuti per le strade e gli odori sgradevoli, da rendere impraticabile il tragitto. Situazione diversa nel sottopasso ferroviario di via Campania, che invece è illuminato da un solo impianto piuttosto che due. Tra le vie segnalate, quella in via Birago, dove qui, all'altezza del campo sportivo, ormai abbandonato, i pali di illuminazione sono avvolti dai rami degli alberi, rendendo carente la luce specie nelle ore serali. Ed ancora carenza di pubblica illuminazione lungo la strada statale 114 nel tratto del centro abitato di San Giovanni Bosco. Situazioni che, come segnalato, perdurano da qualche anno, dove sono stati richiesti degli interventi più volte, ma che ancora tardano ad arrivare. Chiudiamo questa prima parte del nostro telegiornale, dopo la pausa la seconda parte con le altre notizie. Torna in Sicilia la scherma mondiale. 19 nazioni, dalla Russia alla Cina, dall'Argentina alla Polonia, dal Venezuela alla Francia, sfideranno Daniele D'Enrico Garozzo, Paolo Pizzo, Rossella Fiammingo e i più importanti atleti della scherma italiana al Pala Tupparello di Acireale, dal 13 al 17 settembre. Campionati mondiali militari di scherma, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo, del Comune di Acireale, della Federazione Italiana Scherma e del CONI. Il 13 settembre in Piazza Duomo ad Acireale alle 18. Da giovedì 14 a domenica 17 settembre al Pala Tupparello di Acireale. Sabato 16 special event al Pala Sport di Caltagirone. Ingresso gratuito. Per info
Pagina Facebook Campionati Mondiali Militari di Scherma a Cireale 2017. Il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAEM, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83. È tempo di novità! Ad Acci Catena, per i più piccoli, ha aperto OVS Kids, dove c'è un mondo coloratissimo di abbigliamento con le grandi promozioni. Dal corredo 00 ai 14 anni, tutto ciò che cerchi. Promo Back to School, top bottom, maglietta e pantaloni tuta a 9,99€. O promo denim, il terzo capo, quello che costa meno, lo paghi solo 1 euro fino ad esaurimento scorte. OVS Kids, nuova apertura ad Acci Catena in via Vittorio Emanuele 1416. OVS Kids, mi piace! Volete mangiare del pesce? Acqua Pazza a Santa Tecla. Acqua Pazza, l'esaltazione del gusto del pesce in una location di classe, con una raffinatissima sala interna o una incantevole terrazza sul mare. Acqua Pazza, nuova gestione dello chef Sebastiano Finocchiaro, coadiuvato da Agata, Alessandro e Salvo. Ad Acireale, Santa Tecla, in via Costiglio Casino 36, zona Scalo Pennisi. Acqua Pazza, piatti mediterranei con influenze internazionali e le più buone delizie dal mare. Acqua Pazza, per mangiare pesce. Sono Saverio Franceschini, broker di Remax Platinum. Oggi mi trovo a Scilly Candy e ho il piacere di presentarvi queste fantastiche nuove costruzioni. A pochi passi dallo splendido mare di Stazzo, in posizione centrale e panoramicissima, il Residence Miramare propone in vendita villette e appartamenti in villa, dotati di ogni comfort e realizzati con le più moderne tecniche costruttive. Infissi a taglio termico di ultima generazione, riscaldamento a pavimento e l'eleganza delle rifiniture vi sorprenderanno. Prenota adesso una visita con i nostri agenti, telefonando allo 095 741 0271. C'è tutto il sapore del mare nei piatti preparati dal ristorante Belle Époque. Il piacere della tavola. Oltre ai piatti di carne o di pesce cucinati con antiche ricette e presentati con modernissime guarnizioni, la pizza. Come la volete, tutti i gusti. Belle Époque. Eleganti sale utili per ricevimenti e feste di ogni genere. Ampi spazi esterni tra il verde con pista da ballo. Parco giochi per bambini. Parcheggio interno. Per il resto, basta provarlo. Belle Époque, via San Matteo 35, a poca distanza dall'uscita del casello autostradale di Giarre, imboccando la strada per Macchia. Per prenotazioni 095 779 20 10. Buon appetito! Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo Donatori Sangue Acireale Fratres vi invita alla donazione. Domenica 24 settembre presso la sede di via Paolo Vasta 180 Acireale. Se hai un peso superiore a 50 kg, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 2730. Grazie Fratres. Donare è una scelta di cuore. Riprendiamo con le altre notizie. Quartieri ad Acireale gravitanti su piazza San Michele e piazza Madonna della Pace, sollecitata la posa dei cestini, prevista in ogni caso una nuova fornitura. Sentiamo. Moderni cestini per i rifiuti nella doppia versione ad Acireale per la raccolta della carta e di altri piccoli materiali, nonché poi nella parte superiore idonei alla raccolta dei mozziconi di sigarette. Un'opportunità offerta ai cittadini a partire dal periodo estivo dall'assessore all'ambiente Francesco Fichera al fine di garantire una maggiore pulizia nel territorio acese, anche per quanto riguarda la raccolta appunto di cicche di sigarette. Ciò peraltro per la prima volta per quanto riguarda la città di Ace Galatea e le sue frazioni. Cestini agognati, confacenti con il decoro urbano, ma non per tutti, tanto che il consigliere comunale Francesco D'Ambra, dopo aver atteso inutilmente l'eventuale installazione nelle zone gravitanti su piazza San Michele e ancora su piazza Madonna della Pace, ha quindi preso posizione facendosi portavoce pure delle istanze di tanti cittadini che hanno
sollecitato la presenza di questi contenitori. Ancora una volta, sostenuto perciò D'Ambra, alcuni quartieri sono stati privilegiati rispetto ad altri, non si sa con quale criterio e programmazione. Era già accaduto nei mesi scorsi per il rifacimento della segnaletica orizzontale. La questione si ripropone adesso con i cestini. Una problematica che però non rappresenta, almeno per ora, una reale problematica, in quanto in comune, fra non molto, come ha avuto modo di sostenere l'assessore Fichera, arriverà una nuova dotazione di cestini che servirà appunto a coprire le esigenze di quelle aree le quali al momento ne sono carenti. Sarà intitolato al professore Orazio Vecchio, l'ex Cine Savoia ad Aci Catena. Vecchio, tra l'altro, sindaco di Aci Catena negli anni 50, ad annunciarlo il sindaco Oliveri. L'ex Cine Savoia, oggi Sala Savoia, domenica alle ore 11 cambierà nome per ricordare il professor Orazio Vecchio, già sindaco di Aci Catena negli anni 50, 60 e successivamente nel 1985. Lo ha annunciato il sindaco Nello Oliveri, che anni fa, da militante politico, chiese un riconoscimento pubblico per il professor Vecchio. La proposta fu incamerata dall'allora sindaco Ascenzio Maesano, che in effetti aveva già pensato all'intitolazione di un bene pubblico alla memoria del professore di matematica, giornalista, fervente cattolico. La delibera venne adottata sul finire della scorsa estate dalla giunta Maesano e adesso giunge a compimento con l'amministrazione Oliveri, proprio con l'intitolazione della sala auditorium comunale. Riteniamo doveroso, afferma il sindaco Nello Oliveri, ricordare il professor Orazio Vecchio, perché per i catenoti è stato punto di riferimento schietto e leale, amministratore onesto e capace di un'Aci Catena in costante trasformazione e che ebbe nella rettitudine morale del sindaco Vecchio una guida sicura. Dal 13 al 18 settembre Aci Reale ospiterà la 45esima edizione dei campionati mondiali militari di scherma. Saranno in pedana ad Aci Reale atleti di primo piano nel panorama della scherma internazionale, tra cui i medagliati dei recenti mondiali di Lipsia 2017. L'evento verrà presentato inoltre domani alla stampa locale nella conferenza stampa programmata per le 11 presso la sala consiliare del municipio della città. E proseguiamo con il calcio, parlando di calcio dilettanti, in cui si mette in moto anche la prima categoria. Ieri infatti è stata ufficializzata da parte della Lega Sicula la composizione dei gironi. Saranno 7, 6 da 14 squadre, 1 da 13. Il campionato prenderà il via l'8 ottobre prossimo. Per quanto riguarda le formazioni acesi, sono tutte concentrate nel girone E. Troviamo infatti l'Aci Bonaccorsi, l'Aci Catena 1973, l'Aci San Filippo e poi la Russo Calcio di Riposto, il Pisano, il Randazzo e il Piedimonte Etneo. Sette formazioni etnee che battaglieranno con altre sette società messinesi, nell'ordine Atletico Messina, Città di Villafranca Tirrena, Pompei di Messina, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio, Sporting Taormina e Valdinisi. Parliamo invece dell'Aci Reale Calcio, dove importanti movimenti in società, in quanto hanno rassegnato le dimissioni il vicepresidente Gugliotta e il socio Micali. Sentiamo. L'Aci Reale torna oggi al lavoro per dare il via ad un'altra settimana di allenamenti in vista del match di domenica prossima contro il Roccella, in programma alle ore 15 al Tupparello. C'è da smaltire la delusione per la beffa di Palazzolo, dove i Granata, per un'ora abbondante di partita, sono stati avanti nel punteggio e nel computo delle palle gol, prima di crollare nell'ultima mezz'ora facendosi rimontare dai gialloverdi. Questione atletica o questione di testa? Spetta a scoprirlo a Gaetano Catalano, che già domenica, al termine della gara, aveva evidenziato i due volti della squadra, soprattutto nell'atteggiamento. Fino al vantaggio, firmato Barraco, infatti, i Granata avevano giocato con coraggio. Dopo, invece, è subentrata la paura e la squadra si è abbassata notevolmente. Da oggi pomeriggio, insomma, Catalano avrà modo di parlare ai suoi ragazzi per capire cos'è successo a Palazzolo. Intanto, però, si registrano due importanti movimenti in società. Da ieri hanno rassegnato le dimissioni il vicepresidente Pietro Gugliotta e il socio Nino Micali.
per motivi personali, si legge nel comunicato del club, ma tra le righe c'è una notizia su tutte. La Cireale adesso è solamente nelle mani del gruppo catanese guidato dal duo Pulvirenti Notarrigo, il primo presidente, il secondo amministratore delegato. Quel che restava della parte messinese del club non c'è più e l'assenza, oramai da mesi, di Stracuzzi ne preannunciava in qualche modo l'epilogo odierno. Lo stesso ormai ex presidente onorario della Cireale è stato rimosso dalla carica e la sua esperienza in Granata è terminata dopo neanche 6 mesi. A conti fatti poco cambia, considerato che dalla fine della scorsa stagione Pulvirenti e Notarrigo avevano già preso il controllo del club, sia economico che direttivo, ma quanto successo nelle ultime ore rappresenta pur sempre una notizia. Arrivati in punta di piedi e defilati al ruolo di soci lo scorso aprile, Pulvirenti e Notarrigo si sono innamorati del calcio e della Cireale e pian pianino hanno preso il controllo del club, decidendo di investire e di fare business, come ripetuto più volte dal presidente Acese. La Cireale adesso è tutto nelle loro mani e nei piedi di Cocimano e compagni. Novità invece in casa Real Aci, in quanto da ieri ha preso il via nei campetti Focus Club di Piano d'Api la scuola calcio riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni. La società infatti offre particolari agevolazioni agli iscritti e per informazioni ci si può rivolgere a mister Carlo Napoli. E adesso invece diamo uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Sereno nell'arco della giornata, massime in lieve rialzo che raggiungeranno i 33 gradi, mentre le minime si manterranno stabili sui 21 gradi, venti deboli o moderati, mari da calma poco mossi. E con questo chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, rimandandovi come sempre l'appuntamento a domani alle 13.40. Grazie per averci seguito. We'll be right back.